Benvenute e benvenuti, siamo ancora nel modulo relativo alle attività di comunicazione nell'ambito del programma FSE Plus, Provincia Autonoma di Bolzano 21-27, nel focus relativo alle disposizioni per l'attuazione degli interventi FSE Plus 21-27, adottate dalla Provincia Autonoma di Bolzano, per quel che riguarda chiaramente le attività di comunicazione. È il secondo focus del nostro percorso, a cui poi seguirà quello relativo alle linee guida per la visibilità e la comunicazione, in cui andremo un po' nel dettaglio di alcuni format e modelli da utilizzare, qualche informazione un po' più di dettaglio sulla l'attuazione proprio delle attività di comunicazione. L'autorità di gestione del programma FSE Plus 21-27 ha adottato, come potete vedere, delle disposizioni per l'attuazione degli interventi, che sono un dettaglio chiaramente rispetto a tutti quelli che sono i dettami provenienti dalla normativa di livello europeo, nazionale e provinciale, e che forniscono ulteriori delucidazioni e appunto dettagli relativi a tutta una serie di ambiti di attuazione degli interventi cofinanziati del programma FSE Plus. Il paragrafo 6, relativo all'attuazione degli interventi, al sottoparagrafo 6.1 si occupa della pubblicizzazione degli interventi. E ci dà tutta una serie di indicazioni che è utile conoscere, così come caso voi siate beneficiari o potenziali beneficiari, è assolutamente consigliabile, per non dire indispensabile, conoscere, prendere visione e poi approfondire via via anche nella pratica, chiaramente nello sviluppo del periodo di programmazione, il documento disposizioni di attuazione, perché lì dentro trovate effettivamente tutte le informazioni di cui avete bisogno per un corretto, diciamo così, utilizzo e attuazione di quelle che sono le operazioni cofinanziate dal programma FSE Plus. Cosa ci dicono le disposizioni di attuazione parlando di pubblicizzazione degli interventi? Che tutti gli interventi formativi approvati nell'ambito del programma, con convenzione stipulata, vengono pubblicati sul sito dell'ufficio FSE. L'abbiamo visto nel focus relativo agli strumenti di comunicazione, quanto siano importanti chiaramente anche i siti istituzionali, in cui noi troviamo tutte quelle che sono le comunicazioni assolutamente essenziali rispetto alle nostre operazioni e al ciclo di vita del programma. L'ufficio, il sito dell'ufficio FSE utilizza le informazioni che vengono inserite da voi beneficiari nelle apposite sezioni della domanda di finanziamento. Sono le informazioni che voi fornite nella domanda di finanziamento che vengono giustamente utilizzate per pubblicizzare l'intervento all'interno del sito istituzionale. Cosa fa l'ufficio FSE? Dà notizia dei progetti approvati e con convenzione stipulata agli altri uffici dell'amministrazione pubblica che sono competenti per materia, quindi rispetto alle finalità e ai contenuti dei progetti appunto approvati. Il sistema COIMON genera automaticamente, attraverso le informazioni che voi avete inserito nella domanda di finanziamento, un'informativa di progetto bilingue, italiano e tedesco, che contiene i seguenti elementi: i riferimenti dell'avviso pubblico con indicazione del cofinanziamento da parte del programma FSE Plus 21-27, col dettaglio della priorità e dell'obiettivo specifico. La denominazione del progetto, quindi il titolo, il relativo codice identificativo, il codice di progetto, la descrizione sintetica dell'intervento, i destinatari dei quesiti di accesso, la struttura dell'intervento in termini di durata, moduli e i percorsi dei relativi moduli, la sede di svolgimento, le modalità di adesione all'intervento, la modalità di selezione dei partecipanti, ovviamente, come vedete qui scritto, quando questi tipi di informazioni siano pertinenti chiaramente al progetto,
considerato, gli obblighi relativi alla frequenza, i servizi aggiuntivi, l'attestazione rilasciata, le altre certificazioni rilasciate, i riferimenti di contatto del beneficiario che, come vedete, qui vengono declinati anche rispetto ad alcune specifiche. Questi campi, i campi relativi alle modalità di adesione dell'intervento e agli obblighi relativi alla frequenza, vengono compilati direttamente dall'ufficio FSE nel momento in cui pubblica l'informativa di progetto, che viene pubblicata nell'apposita sezione dell'ufficio FSE dedicata all'offerta formativa. Per ciascun progetto approvato, c'è un ambito di pubblicizzazione obbligatoria da parte del soggetto attuatore, il che vuol dire chiaramente che c'è anche una parte di pubblicizzazione facoltativa che vedremo più avanti nel nostro focus. La parte di pubblicizzazione obbligatoria prevede che il beneficiario e gli eventuali enti parte pubblichino obbligatoriamente sul loro sito internet, sui loro social media, laddove esistano, almeno questi elementi minimi. E qui li vedete indicati: codice e titolo del progetto, l'informativa circa il finanziamento dell'intervento da parte dei fondi dell'Unione Europea e del programma della provincia autonoma di Bolzano, breve descrizione dell'intervento, comprese finalità e risultati. Il link alla pagina del sito dedicata al progetto in cui si accede e si prende visione dell'informativa del medesimo, la combinazione dei loghi a cui poi dedicheremo, come ho detto, il prossimo focus e quindi ci torneremo in maniera specifica. La pubblicizzazione obbligatoria deve essere nelle due lingue ufficiali, tedesco e italiano, e vedete c'è un limite su cui torneremo poi quando parleremo di pubblicizzazione facoltativa, cioè può essere messo online solo a partire dalla stipula della convenzione. Le pagine web dedicate alla pubblicizzazione del progetto devono recare la data di ultimo aggiornamento. Il beneficiario deve quindi conservare uno screenshot della propria pagina web dedicata al progetto, perché in quello screenshot conservato dobbiamo andare a ritrovare poi la data di pubblicazione o aggiornamento coerente con le tempistiche del progetto. Un'attività specifica di comunicazione prevista per le operazioni di importanza strategica, ne parleremo tra pochissimo, cioè quelle operazioni che per volume economico, vedete sopra i 10 milioni, e per importanza strategica all'interno del programma, necessitano obbligatoriamente dell'organizzazione di un evento, o di un'attività di comunicazione, poi ci torneremo, come ho detto, le attività di pubblicizzazione svolte a partire dalla stipula della convenzione fino al termine delle attività. Rispetto alla possibilità lasciata al beneficiario di fare una pubblicizzazione facoltativa dell'intervento, questo è previsto solo in alcuni tipi di intervento. Quindi noi abbiamo interventi che non prevedono pubblicizzazione facoltativa, altri interventi che prevedono pubblicizzazione facoltativa. In questo caso il beneficiario può prevedere, selezionando chiaramente i mezzi di comunicazione che ritiene più idonei e efficaci al suo obiettivo di comunicazione, realizzare un'ulteriore attività di comunicazione, che devono però garantire alcuni dei requisiti minimi che abbiamo già visto nella parte di pubblicizzazione obbligatoria: codice e titolo del progetto, il riferimento a quello che è la fonte di finanziamento, la combinazione dei loghi come prevista dalla provincia autonoma di Bolzano e dalla normativa poi anche in realtà nazionale ed europea di riferimento. Quindi elementi minimi che devono comunque essere presenti anche nella pubblicizzazione facoltativa. Laddove questa pubblicizzazione venga posta in essere prima della stipula della convenzione, tale attività di comunicazione dovrà riportare la dicitura "progetto approvato e in attesa di convenzione di finanziamento". E per questo è importante poi conservare, come ho detto, i prodotti della comunicazione o gli screenshot dei vostri canali social o dei
siti web per valutare proprio la congruenza poi tra queste specifiche delle attività di comunicazione e le date in cui esse sono state realizzate. E per questo c'è un obbligo di conservazione che vedete evidenziato dall'esposizione di attuazione. Tutto il materiale pubblicitario, la copia del materiale pubblicitario, deve essere obbligatoriamente caricato nel sistema informativo almeno entro la presentazione del rendiconto finale. Già ho detto dello screenshot, qui lo trovate ribadito, perché chiaramente la logica, la ratio della conservazione del materiale è anche quella del rispetto della congruenza delle date. Quindi è chiaro che nello screenshot la data andrà inquadrata. Andrà compresa, se no, quindi, si perde un po' la ratio di questo adempimento. Le attività di pubblicizzazione facoltativa possono essere avviate a partire dall'approvazione del progetto fino al termine del medesimo. L'ammissibilità dei costi è subordinata alla stipula della convenzione e le altre regole relative che sono riportate poi al capitolo 8 delle presenti disposizioni. Rispetto a questo, l'ufficio FSE non fornirà pareri né nulla osta perché le specifiche le trovate già nelle disposizioni per l'attuazione che sono qui presenti. Un ulteriore dettaglio prima di concludere rispetto all'operazione di importanza strategica: il programma FSE Plus 2127 Provincia Autonoma di Bolzano prevede due operazione di importanza strategica, l'attivazione sperimentale di un servizio di assistenza a bambini e bambine dei dipendenti della provincia autonoma di Bolzano e gli interventi di contrasto alla dispersione scolastica e il miglioramento delle competenze chiave. Due interventi che, come ho detto, per il volume di risorse dedicate, ma anche per la loro strategicità rispetto ai fabbisogni e agli obiettivi territoriali, sono considerate appunto operazioni di importanza strategica. In questo caso la normativa, qui vedete il riferimento al regolamento recante disposizioni comuni, ci dice che deve essere organizzato un evento, un'attività di comunicazione, coinvolgendo in tempo utile la Commissione europea e l'autorità di gestione responsabile. Perché proprio la strategicità di questi interventi rispetto al territorio ne in qualche maniera richiama una necessità di comunicazione ulteriore con maggiore evidenza e, come vedete, con una maggiore anche diffusione a livello di grande pubblico. Vi ringrazio per l'attenzione e vi rimando al prossimo focus di questo modulo.